Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. In questo video andrò a parlare della migliore configurazione sotto i 500 euro. È il primo episodio di una serie che vedrà tutte le migliori configurazioni sotto un determinato budget, ma ho già parlato troppo e vi parlo di questa configurazione dopo la sigla. Io partirei dal processore. Il processore è un i3-8100 di ottava generazione, Coffee Lake di Intel, e offre 4 core a una velocità massima di 3,6 GHz e anche 4 thread, a differenza della scorsa generazione che offriva 2 core e 4 thread. Appunto, questo processore è equivalente agli 5-7400 della passata generazione di Intel e devo dire che a soli 105 euro circa su Amazon è davvero un ottimo processore per questa build. La scheda madre è la Gigabyte Z370P D3. È una scheda madre che supporta processori di ottava generazione Intel, quindi con il socket LGA 1151. Poi abbiamo anche 4 slot per la RAM che arriva a una frequenza massima di 2400 MHz, ovviamente DDR4. E abbiamo anche uno slot M2 per SSD NVMe o appunto periferiche M2. Come RAM, la classicissima Ballistics Sport LP da 2400 MHz di DDR4, ovviamente due banchi da 4 GB l'uno, quindi 8 GB di RAM. Sembreranno pochi, ma per una build da 500 € è il massimo per rientrare nel budget e soprattutto 8 GB sembrano, ma non sono pochi. Come scheda video abbiamo la Zodiac GTX 1050 Ti da 4 GB di VRAM. Questa scheda video ci consente di giocare a tutti i titoli in Full HD a dettagli medio-bassi, davvero ad un ottimo frame rate, e soprattutto i 4 GB di VRAM sono in velocità GDDR5. La frequenza base è da 1392 MHz, ma arriva fino a 1506 MHz in overclock. Inoltre i CUDA Core, che sono, ricordiamo, quelle componenti particolari delle schede video che aiutano ancora di più nel rendering grafico, sia per quanto riguarda lavori che per quanto riguarda gaming, sono 468 CUDA Core. Come storage utilizziamo un hard disk della Western Digital Caviar Blue da 1 TB e la velocità del disco che gira all'interno dell'hard disk è da 7200 RPM. Non abbiamo utilizzato un SSD per ristrettezze di budget, ma comunque se volete un SSD vi lascio il link di un'alternativa rispetto a questo hard disk come SSD qua sotto giù in descrizione. Come alimentatore utilizziamo un Seasonic da 430 W, che appunto ci permette anche con la certificazione 80 Plus Bronze di appunto avere la massima efficienza, o meglio, una delle migliori efficienze per quanto riguarda il comparto alimentatori per i computer, e soprattutto una capacità che basta sicuramente per una configurazione poco energivora come questa qui. Come case, infine, utilizziamo l'Aerocool Aero 500, che ci permette comunque di mettere un radiatore per quanto riguarda un dissipatore fino a 240 mm. Inoltre supporta schede madri Micro TX e anche ATX, quindi la nostra scheda madre, che ricordo essere ATX, andrà benissimo. Poi dietro abbiamo anche un pannello che ci permette di gestire bene il cable management, che appunto è una cosa fondamentale per chi vuole una configurazione PC davvero molto pulita. Ultimo acquisto facoltativo che potreste fare è il dissipatore, anche se comunque nell'i3-8100, ma come tutti i processori non K di Intel, è già incluso in confezione del processore. Però se vorreste spendere qualcosa in più per avere comunque un dissipatore un pelino più efficiente, vi consiglio l'Arctic Freezer 7. Ventola da 92 mm e soprattutto è uno di quei dissipatori con l'attacco a 4 pin, quindi che consente il controllo PWM, che appunto a seconda della frequenza e della temperatura del processore modera la propria velocità. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Trovate tutte le nostre referenze social qua sotto giù in descrizione, accanto al tastino per iscrivervi al canale e per mettere un mi piace. Qua sotto giù in descrizione trovate anche l'alternativa nell'articolo correlato sul blog di AMD, però comunque questa qui era la configurazione Intel. Spero appunto che questo video vi sia piaciuto. Io sono Francesco Arcello e ci vediamo al prossimo video. Ciao!